Ragazze, oggi giretto da Ikea, vediamo le cucine nuove di Natale. Eccole alcune. Che carino! Ma questo è bellissimo, si mette in cameretta. 25 euro, mo. È di cartone, penso. Poi che hai visto? Un genio. Che carine queste cose. Tappeti, lenzuola, peluche, lampade. Sì, è tema spazio. No, ma non è il nostro tema, amore, però. Non lo possiamo fare. Non c'entra nulla con casa nostra. Molto belli, devo dire, ma non c'entra con casa nostra. Quindi, no. No. Un'altra di queste a casa nostra ci vorrebbe, vero Leo? Ci vorrebbe un'altra libreria così grande per te, per sistemarci un po', ma lo spazio non c'è. Carina questa qua, anche se è moderna, non amo il moderno, però è carina. Cosa hai acquistato per tua figlia? Questo, quindi l'UFO e la Lina. Va bene, io non ero d'accordo. Da Nibiru. Cosa? Viene da Nibiru. Un pianeta? Sì. Non ero d'accordo perché siamo pieni a casa, però va bene, dai. Questa è bellissima rossa, mi piace tantissimo. Quanto viene Leo? 199. Che carine queste. Questo ce l'ho con i cuori. Bottiglie rosse. Bello per i bimbi, grembiule, i soliti biscotti, poi c'è il panettone a mela, non so se c'è quella a cannella che volevo prendere io, i biscotti. Queste fatte in paglia e in carta. Buongiorno ragazze, è il giorno dopo, avete visto la clip di Ikea di tutte le cosine di Natale che hanno portato, noi abbiamo preso poco e niente. Tre contenitori di plastica grandi, questi qua di Ikea che compro sempre da anni. Se non sbaglio costano all'incirca 22 euro compresi di tappo. Li prendo sempre ogni anno per i cambi di stagione o per le cose di Natale e quant'altro. I soliti sacchi, questi qua tipo valigetta, diciamo per intenderci, di plastica. Se non sbaglio costo 6 euro e li utilizzo per piumoni, coperte e cuscini, mi trovo benissimo. Poi diciamo l'unica cosa di casa di Natale, ma per me le casette sono tutto l'anno quindi la utilizzerò sempre, sono queste due casette al costo di 5 euro, sono in ferro e sono dei portacandele, però io andrò a mettere sicuramente le lucine perché le candele vere
le uso poco perché ho paura in casa, onestamente, quindi le ho prese perché ne ho già un'altra tipologia di Ikea, sempre in ferro di qualche anno fa, che si abbinano perfettamente vicino a questa qui, a queste qui perché ne sono due, e poi faccio vedere subito. E poi per Jennifer abbiamo preso l'alieno, questo qui di 7 euro se non sbaglio, e 17 la navicella che si chiude e si apre con la cerniera, vedete, così, molto carina, mette i giochini dentro, i peluche, mette questo alieno, si sta divertendo tantissimo, lei è contenta, va bene così, però io non volevo prenderli perché siamo pieni di peluche a casa, però il padre praticamente si era fissato che, dato che ultimamente sta guardando E.T., ha detto dai prendiamo l'alieno perché a lei piace tanto E.T. e va bene. E adesso fa parte anche lui della nostra mega famiglia di peluche. Altro giorno, altra ricetta. Oggi c'è mia mamma e stiamo facendo la sbriciolata alla Nutella. Facilissima da fare, velocissima, come tutte le mie ricette tra l'altro. Dovete mettere in una ciotola grande o altrimenti nel bimby uguale, soltanto 200 g di farina o un uovo e 50 g di burro a pezzettini ammorbidito. Adesso 70 g di zucchero, 8 g di lievito per dolci e una bustina di vanillina. Mescolate tutto, prima magari con una spatola e poi con le mani. Mia mamma l'ha impastata con le mani, vedete, deve essere sbriciolata. Prendete una metà, la schiacciate sul fondo con la carta da forno. Mi raccomando, questa qua verrà una tortina piccolina. La teglia deve essere di circa 20-22 cm di diametro, non più grande. Abbiamo messo sopra un barattolino di 200 g di Nutella e adesso andiamo a ricoprire il tutto sempre con la sbriciolata. E adesso mettiamo in forno a 180 gradi, forno ventilato, per circa 30-35 minuti. E la nostra sbriciolata sarà pronta. Ed eccola pronta dopo 30-35 minuti. L'ho appena tagliata, è caldissima ed è venuta perfetta. Questa dose che vi abbiamo dato è per quella piccolina. Se la volete fare più grande, basta raddoppiare la dose di tutti gli ingredienti e ovviamente non fare di più una teglia da 20-22, ma bensì da 25. E adesso la proviamo subito calda calda con un po' di panna sopra. Eccomi qua ragazze e ragazze, sono ritornata, dato che Jennifer dorme mi metto comoda e registro finalmente questo video haul. Sono varie cosine che ho preso in vari negozi, tra Primark, H&M, OVS e quant'altro, non è lo shopping di una giornata. Quindi partiamo subito perché le cose sono tantissime. Allora iniziamo con OVS, ho preso questa trousse della Disney, guardate, con topolino e paperino dell'Essence. Jennifer mi ha rovinato, come vedete qui, con le unghiette dentro, ci voleva giocare o la truccarsi e me l'ha già rovinati. Però dai, poco non fa nulla. Comunque questa qua costa 12-13 euro ed è bellissima perché ha tutti questi colori con l'azzurro, un po' laminati, brillantinati, beige, azzurrino, blu, sono un po' laminati, brillantinati, molto molto particolari che con i miei occhi dovrebbero stare bene perché sono azzurri, quindi ho detto ok, prendiamoli. Dato che è tantissimo tempo che non mi trucco più con l'azzurro, mi è venuta voglia, ho detto ok, prendiamola. E poi guardate che bello il dettaglio di paperino, vedete in cartone, così, anche se preferivo però qua topolino, ma gusto personale, io preferisco sempre topolino. Questa qui, eccola. Poi sempre da OVS reparto makeup, questo qua è di Revolution, un illuminante, non penso sia altro perché è molto molto brillantinato, io non riesco ad aprirlo, vi giuro, da quando l'ho comprato è una cosa impressionante. Comunque vedete, è molto 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 bello, brillantinato, super luminoso ed è di questo oro champagne che io amo tantissimo, sia come abbigliamento, trucchi in casa, proprio un colore che io adoro tantissimo, quando lo vedo sono come una gazzaladra. Anche se ho già degli ombretti oro champagne, io li compro sempre, sono proprio una gazzelatra. Poi sempre OVS, troppo carino questo qui, è una renna fatta così in plastica, si svita ed è praticamente un lucido labbra trasparente con il rosa, eccolo qua, chiaro,
In realtà questo qua l'ha preso Jennifer perché gli piaceva la confezione, però ha detto vai, lo prendiamo, tanto trasparente, magari lei quando mi vede a me che mi trucco, si vuole truccare, giustamente è piccolina, non si può truccare, magari con questo può giocare, tanto è trasparente, nemmeno si vede. Eccolo qui, e non vedo questi prezzi, questo se non sbaglio viene 4 euro e questo 2,89, 2,90. Poi andiamo avanti da questo H&M. Scontato il 30%, lo so che Halloween è finito, però comunque dato che era scontato non penso che scade fino all'anno prossimo, quindi l'ho preso. A prezzo pieno costava 3,99 ed è la bomba da bagno a forma di fantasmino, quindi sicuramente la useremo. Ne ho già tantissime di bomba da bagno, però tema Halloween, diciamo autunnale, Halloween, non ne ho nemmeno una, quindi ho preso questa qui di Halloween. Stessa cosa, 30%, questa costava sempre 3,99. Sono questi confetti da bagno, ecco, guardate, piccolissimi, e arancioni e bianchi, sono praticamente pipistrelli e fantasmi, dovrebbero essere pipistrelli, arancioni e fantasmi bianchi, si mettono nel bagno, vabbè, danno comunque un po' di profumo. Poi invece questa qua collezione nuova perché è natalizia, c'è scritto I'm vegan, quindi sono vegani, confettini, green apple, quindi mela verde a forma di abete, ecco qua, questo a prezzo pieno 3,99 a forma di alberello, troppo carini. Chi mi segue sa che adoro queste stronzate, ma non ci posso fare nulla, mi piacciono tantissimo. Allora poi, da The Zenith ho preso la taglia S, questo qua costava 26 euro a prezzo pieno, scontata del 20%, mi sembra che mi hanno fatto il 20%, c'era la settimana di sconto. Comunque alla fine c'è questa giacca, stile comunque country, scozzese, con il beige e il marrone. Eccola qui, non so se si vede, se rende bene, magari la indosso. È molto lunga, ovviamente un po' oversize, perché la moda ormai è questa qua, lo sapete. Ed è lunghetta così, arriva fino dietro al popò, lo copre. Eccola qui, secondo me molto molto carina, chi mi segue sa che adoro il country, adoro lo scozzese e quindi l'abbigliamento invernale in generale, e quindi questa qua l'ho presa. Mi dispiace, andiamo in disordine come al solito, passiamo ad un altro negozio, Primark. Penso che non ve l'ho fatta vedere questa qua, penso proprio di no. Comunque questa qui l'ho presa nel reparto ragazzine e ragazze, costa 13 euro ed è 13-14 anni, 164 cm. Io sono poco più di 1,65 m, quindi top. Poi sono magra e quindi vai. Questo è oversize, vedete? Arriva diciamo all'ombelico per intenderci. Ha queste braccia un pochino larghe e morbide, è fatta a costine beige. Eccola. E poi mi piaceva tantissimo ovviamente la montagna con gli alberi. Stesso discorso di prima del country. Questa qui l'ho misurata e mi sta anche molto molto bene, quindi sono contenta. Poi, sempre per un altro cambio, ritorniamo a H&M. A 26 euro ho preso la XXS della nuova collezione, questa qua che hanno portato, effetto laminato, vedete? Argentato, laminato, tutta bucherellata, questa anche va, diciamo, cortina e larga. Questa qua arriva sotto all'ombelico, un po' come quell'altra, ed è comunque larga, è XXS, ma vi giuro che è bella morbida addosso, bella larga, ed è tutta bucherellata con le maniche così larghe, super glitterata, guardate quanto è bella, vi giuro che da vivo è molto più bella. Questa qua tipo ce la vedo anche con un toppino tipo di ecopelle nero sotto o bianco o argento, fighissima secondo me, sia adesso da mettere magari con una magliettina tipo così stretta, ovviamente senza voilà, così da appoggiare sopra, oppure in primavera con questo toppino. Poi, sempre da H&M, devo dire la verità, questa collezione di H&M mi piace tantissimo, proprio perché è tutta laminata, super luccicosa, festosa ovviamente perché si avvicina il Natale, però comunque si può utilizzare ovviamente anche negli altri periodi dell'anno, non perché è brillantinato solo a Natale, anche se ci sta proprio a pennello durante le feste perché è super brillantinato, quindi super festoso. Come vedete questa qua, questa gonna a costine, super super stretta, questa qua è lunghissima, arriva quasi alla caviglia, ho preso un XS e costa solo 20 euro, praticamente arriva proprio alle caviglie lunghissime, infatti non so
lunghissima, infatti non so se farla accorciare, quindi penso che la farò proprio accorciare questa qui. Poi sempre da H&M 9,99, ho preso una S, in questo caso mi sta bene, è stretto al punto giusto ed è questo vestitino fighissimo, super laminato, sempre in argento. Questo è abbastanza corto, sì, stretto, e poi ha questo piccolo spacco qui. Purtroppo non ho il tempo di misurarli, altrimenti ve li farei vedere indossati, sono veramente veramente belli, ve li straconsiglio questi vestiti, sono particolari, costano poco e sono belli, non so, poi io amo comunque, diciamo, le cose brillantinate, luccicose, quindi come una gazza ladra. Poi sempre H&M, 6,99, 2-4 anni, 98-104 cm, ho preso questo vestito per Jennifer con tutti gli orsacchiotti, quanto è carino, guardatelo. Così, con la gonnellina, vedete, gonnellina, troppo carino, maniche lunghe, però è veramente leggero, questo è cotone, nemmeno felpato, quindi andrò a mettere qua sotto sicuramente un maglioncino di lana, magari a collo alto, bello stretto, caldo caldo, perché altrimenti così ci ammaliamo. Poi costava talmente poco, ho detto quanto è carino, prendiamolo con questi orsacchiotti molto carini. Poi in questo caso ritorniamo a The Zenith, taglia S, 25,99, stessa tipologia, perché anche The Zenith ha portato questi vestiti luccicosi quest'anno. Comunque è normale, si avvicinano le feste, tutte le aziende adesso portano cose tutte laminate, brillantinate, super festose per le feste. Questo qui invece, se quello arrivava alla caviglia, questo arriva per terra, cioè è lunghissimo, non è che sono una tappa, quindi cioè, è veramente veramente troppo lungo, e questo anche lo faremo accorciare, vedete che carino? Tutto in lana, costine, stretto, tutto glitterato ed è anche molto molto caldo. Quindi anche questo andrà dalla sarta. Sempre The Zenith per Leandro, che voleva ammazzarmi praticamente. 18,99, taglia S, è dimagrito parecchio, dalla L siamo passati alla S addirittura. Ho preso questo pigiama natalizio, guardate che bello, con gli schiaccianoci, stupendo, bellissimo. Con l'elastico fatto in ciniglia verde e sotto ha così l'elastico, carino, anche se vi ripeto, lui dice sempre, ma perché prendi sta roba? Perché mi piace, semplice. Sempre stesso discorso, taglia S, 18,99 per Leandro. E che fai? Siamo tornati dalla Germania quest'anno, agosto siamo stati a Monaco di Baviera, ne abbiamo mangiati tantissimo di questi qua, di Brezel. Quindi appena l'ho visto ho detto no, mi ricorda troppo la nostra vacanza d'agosto in Germania, dobbiamo prenderlo, troppo carino. Poi comunque io amo queste cose, appunto queste fantasie così, sia natalizie, un po' vintage, che ricordano i dolcini appunto di paesi un po' più freddi. È proprio la tipologia che io amo, sia come arredamento e sia come abbigliamento poi alla fine. Poi vediamo un po' Primark, questo non ricordo se ve l'ho fatto vedere forse in un altro video, non ricordo, ve lo faccio rivedere comunque, perché in realtà ne presi già un altro l'anno scorso, questi qua color carne tutti finiti l'anno scorso, quest'anno evidentemente l'hanno tutti comprati, quindi ce n'erano tantissimi. Ho preso appunto questo leggings con la pelliccia all'interno, guardate, caldissimo, morbidissimo, se non sbaglio questo costa, vediamo subito, 8 euro, e ho preso una XSS, comunque mi va bene, mi entra bene, se non sbaglio l'altra volta ho preso SM, vabbè, comunque mi entra, un po' stretto mi entra. Aderisce proprio come se fosse una seconda pelle, poi è color carne e si può utilizzare per mettere, non so se avete mai visto su internet che mettono quelle calze nere che sotto hanno l'effetto pelle, però sei comunque coperta, sei al caldo, stessa cosa con questo qua lo farò io, metterò sopra questo delle calze nere anche particolari con i vagoni cuori, però sotto sto bella calda, e ce n'ho un altro uguale così, effetto jeans, color jeans, che comunque andrò a mettere sempre sotto a qualcosa. Poi sempre Primark, sempre passione, cose invernali, morbidose, questa sciarpa a 12 euro, è bellissima, secondo me è bellissima, ditemi voi nei commenti se questa sciarpa non è bellissima, guardatela, è stupenda, c'è effetto maglione, effetto maglioncino di lana, super cozy, veramente stupenda, color panna ed è lunghissima, come piace a me, io le amo così lunghe e larghe perché fanno proprio da mantella. Poi andiamo veloce perché il telefono si sta scaricando. Sempre Primark al costo di 6 euro. Due strofinacci per la cucina tema Disney. Già ne presi qualcuno
un po' di anni fa da Primark a Roma, sempre della Disney. Onestamente sono più belli quelli che ho preso anni fa. Anche questi, devo dire, non sono brutti. Vedete? C'è Pluto, Paperino, Topolino. Forse perché a me non piace Paperino, ho notato, sì. Tipo Pluto e Paperino a me non piace. Abbiamo scoperto questa cosa oggi. E poi questo qua è verde semplice con Topolino. Topolino e la sciarpa che penzola. Questi qua, carinissimi. Cosa troppo bella. 10 euro il vestito del Grinch per il mio cane, per Ariel. Cioè, guardate. Che figata. Noi in famiglia abbiamo il pigiama tutti quanti. Io le pantofole, Jennifer le pantofole, Leandro ai calzini. E quindi Ariel mancava, eccola qui. E adesso avrà anche lei, con il cappuccio, il suo vestitino del Grinch abbinato a tutta la famiglia. Poi sempre per Ariel, non mi chiedete il prezzo perché era l'ultimo, ma intorno ai 10 euro, questo è il prezzo, 8-10. Questo qua, la mantella di Babbo Natale. Guardate che bello, sembra un albero. Sembra un po' un albero con le palline e le stelline. Guardate che carino, tutto rosso, di vellutino, e qua si mettono le zampine. Comodo così, preferisco sempre le mantelle perché il cane secondo me deve stare libero. Poi sempre Primark, 3-4 anni, 104 cm, 7 euro. Questo bellissimo leggings per Jennifer, all'interno super felpato, doppio doppio, stelline, vedete il carino, luna, stelle, galassia, tutto in oro, stupendo. Anche questo luccicoso ovviamente per le feste, ma noi lo mettiamo sempre. E per la scuola è ottimo perché è fatto felpato ed è morbido. Poi sempre Primark, 2,50 per Natale, due mollettine di velluto a renna per Jennifer. Poi questo qua per mamma e figlia, perché praticamente piaceva sia a me che a Jennifer. Ovviamente questo qua per adulti, non è per bambini, è adulti Disney. E sono queste borsettine piccoline da passeggio, in modo che non ti porti la borsa grande, oppure che ne so, spesso in vacanza io metto lo zaino dietro e questa qua la metto avanti con il telefono e le cose che mi servono di continuo, perché non voglio sempre andare a prendere lo zaino, quindi spesso mi capita di fare queste cose in vacanza. Questo qua, se non sbaglio, non c'è l'etichetta, però se non sbaglio 10 euro questo qui, ed è fatto veramente veramente bene, guardate, trapuntato, con Topolino, con questo beige tortora, le orecchie di Topolino troppo carine. E ne ho altre due così, però completamente diverse, non hanno le orecchie. Ho una panna e ne ho un'altra tutta nera con i bottoncini e le borchiette a Topolino in oro, magari vi faccio vedere quando andiamo sopra. Poi vi giuro, abbiamo terminato, ultime due cosine, tovaglioli al costo di 3 euro, 24 pezzi, molto carini del Grinch, ultimamente sono un po' in fissa con il Grinch, però è troppo carino. E poi infine, sempre del Grinch, tanto per non cambiare, ho preso le pantofoline a Jennifer, queste qua di gomma, all'interno sono pellicciate, super calde, al costo di, mi sembra, 8 euro, e ho preso un 25-26, vanno un po' grandi, e comunque vanno comode lo stesso. E la taglia in meno era troppo troppo piccola, quindi ho preso queste qua, e lei ne va praticamente matta. Con questo abbiamo terminato, e noi ci vediamo dopo o domani. Buongiorno, è il giorno dopo e come vedete sto iniziando ad arredare casa per Natale. Vi faccio vedere giusto qualcosina veloce veloce, così chiudiamo questo vlog e inizio subito a registrarne un altro, perché sto facendo anche l'albero di Natale, quindi il prossimo video sarà completamente dedicato al tour di casa delle cosine che metterò a Natale. E quindi mi metto subito al lavoro, io vi saluto, vi mando un forte bacio, mi raccomando iscrivetevi al canale, lasciate un like e un commento e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!